Sara è solo una delle ultime vittime di femminicidio. Ed è per lei, e per dire basta ad ogni forma di violenza sulle donne, che ieri a Catanzaro si è tenuta una fiaccolata di speranza voluta proprio dalla Commissione alle Pari Opportunità Catanzarese. Il corteo è partito intorno alle 20 dal cortile di Palazzo De Nobili per dirigersi verso Piazza Matteotti, dove si sono tenuti dei momenti di riflessione. La necessità è quella, oltre di sensibilizzare donne e uomini, di sollevare il problema dei centri antiviolenza. Pochi, inadeguati e con operatori niente affatto qualificati. È stata la denuncia lanciata in piazza. Il problema esiste, purtroppo, e le cronache ormai quotidiane ce lo ricordano. E le donne perseguitate, quando non è troppo tardi, vanno sostenute con professionalità e dedizione, hanno detto le organizzatrici della manifestazione. Sembra che l'iniziativa sia destinata ad avere successo e sembra che l'obiettivo principale di questa fiaccolata sia stato raggiunto, cioè quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e quello di sensibilizzare anche il mondo maschile a manifestare un no nei confronti delle violenze che vengono quotidianamente perpetrate nei confronti delle donne. Il messaggio è anche quello di sensibilizzare le istituzioni affinché si attivino per il mantenimento dei centri antiviolenza ed esercitino un maggiore controllo anche sul personale che all'interno di queste strutture viene impiegato, perché è necessario che all'interno di queste strutture il personale sia fortemente specializzato e dotato di una particolare sensibilità nei confronti delle problematiche che vanno ad affrontare. I centri antiviolenza sono una necessità sempre crescente, ce ne rendiamo conto ogni giorno, basta violenza sotto tutti i punti di vista, alle donne, ai minori, sotto qualsiasi forma si manifesta. C'è la necessità, so che i centri antiviolenza stanno soffrendo un momento di grande difficoltà economica. Ed è pur vero che non sempre, non tutti i centri di antiviolenza hanno le professionalità adeguate per affrontare questa situazione gravissima. È in itinere il trasferimento delle funzioni dalle regioni ai comuni. Riteniamo che debbano essere trasferiti i centri che veramente hanno le professioni adatte per poter svolgere proficuamente questo gravissimo compito.